Eccoci qua ragazzi, sono sempre io, il vostro Sionto Silver, siamo su Horizon Zero Dawn, 19esimo episodio, stiamo cercando di prendere... cercando di farci scoprire inutilmente. Uno l'abbiamo preso, due li abbiamo presi, perfetto. Questo era l'ultimo. Forse no. No, non era l'ultimo, Roy. Ce n'è un altro di scannone dello sterminatore, io l'ho visto. Dove sei? Metti fuori il faccino. Via lì. Per il momento. Muoviti. Devi trovare Gaia. No. Ok ragazzi, possiamo muoverci. E questo è Efesto. Come suggerisce il nome, sarà la funzione subordinata usata da Gaia per creare valanghe e valanghe di robot. La sua forza personale, ma è un po' più complesso. Forse avrei notato che solo un terzo di voi è ingegnere robotico. Gli altri sono esperti in cognizione meccanica, euristica virtuale, eccetera. Beh, questo perché non saremo noi a progettare e assemblare i robot. L'ultima cosa che vogliamo è dover imporre a Gaia dei progetti datati del XXI secolo. Uno spreco di tempo. Il nostro scopo è dare a Gaia il potere di costruire robot. E non solo costruirli, ma idearli. Tutti i robot che le servono per qualsiasi scopo, progettati e fabbricati con uno schiocco di dita. Le sue di dita. Quindi, Efesto non è proprio la forgia. È la conoscenza della creazione e l'ingenuità di un fabbro che impugna un martello. Codificate come software, da creatività virtuale a reale. Gaia sta imparando. Nelle simulazioni ha realizzato creazioni interessanti con assemblaggio frattale e morfologia animale. I suoi progetti non possono ancora vincere il premio LIEM, ma ehi, da qualche parte bisogna iniziare. Ok, sì, è ora di iniziare. Diamoci da fare. Non capisco. Quale parte? È un po' tecnica a volte. Se Gaia è stata progettata per salvare la vita, perché i robot attaccano le persone? Forse predilige alcune forme di vita ad altre. Lo squilibrio. Le macchine non sono state sempre ostili. Vero. La maggior parte era docile fino a 10-15 anni fa. Per anni, Efesto ha costretto i calderoni a creare macchine aggressive. L'ho visto io stessa. Nei calderoni, inseguitori, razziatori, un divoratuono. Come ci è riuscito? E perché? Già, perché? Dunque, allora, sembra che le macchine abbiano subito, da quello che abbiamo capito, un risveglio. Un risveglio non voluto, per cui Gaia non era concepita. Però c'è da dire che, cioè, ha distrutto il mondo, le macchine Tetfaro, creiamo un'IA che può creare altre macchine. L'ufficio di Elizabeth Sobek, ma è chiuso. Deve esserci un modo per entrare. Continua a cercare. Questi qua erano i due cecchini che ci sparavano dall'alto. Ancora l'eclissi. Fai attenzione. Dunque, un altro scontro con Eclissi, bene. Tanto noi abbiamo il vestitino orribile, quindi vinciamo a priori, no? Siamo avventuriera che gira col vestitino orribile. Allora, giustamente non ho usato il mio focus, però avrei dovuto usarlo per capire che ci sono un po' di minacce sulla nostra strada, ma vedremo di eliminarli tutti assieme, allora.
passiamo di qua. Scendiamo. Ti do il benvenuto in Apollo, la memoria collettiva del genere umano e la fonte di conoscenza per le generazioni future. Sono Samina Ebagi. Fino a poco fa dirigevo l'Istituto Internazionale per la Memoria Collettiva di Nuova Teheran. Da professionista della memoria, ho dedicato la mia carriera alla preservazione della conoscenza umana, delle imprese creative e delle conquiste culturali. Quindi Apollo rappresenta l'incarnazione massima della passione di una vita, anche se arriva nelle peggiori circostanze possibili. Ci attendono delle sfide smisurate. In particolare, dovremo progettare e implementare 4 importanti iniziative simultaneamente. La prima, la creazione di archivi dati nei centri culla nel mondo, assicurandoci della loro ridondanza. La seconda, la raccolta e l'elaborazione di 180 milioni stimati di data entry discreti. 42 zettabyte di dati in mandarino, inglese, spagnolo e arabo. La terza, il trasferimento e la codifica di tutti i dati in DNA conservato in fossili sintetici. L'unico mezzo abbastanza capiente e durevole per proteggerlo dal deterioramento nei prossimi secoli. E infine, la quarta, lo sviluppo di un'interfaccia olografica e di un curriculum ludicizzato, con cui gli umani del futuro interagiranno con Apollo, sbloccando moduli di apprendimento euristico, potenziando la conoscenza e le abilità per controllare il sistema di terraformazione. Questo è il futuro verso cui stiamo orientando i nostri sforzi. Non solo la conservazione del passato, ma il seme per la fioritura di un nuovo albero della conoscenza. Iniziamo. Ora sei a bordo. Ok ragazzi, ci fermiamo sempre ad ascoltare queste, potremmo chiamarla lore anche quella, anche se ci sarebbero tutti questi da leggere, ma me li sto leggendo singolarmente senza leggerli, perché credetemi c'è veramente molto da leggere, i gameplay diventerebbero troppo lunghi. Come in altri casi vi ho sempre letto le parti di lore dei giochi, qui credetemi non è veramente il caso, quindi vediamo di abbattere questo cultista. Ecco, non mi ha fatto l'uccisione furtiva, sono stato troppo irruento forse, anzi senza, togliamo il forse. Quindi ce l'abbiamo tutti contro, una Royal Rumble, sempre... Ah, tirano anche le bombe adesso. Ah, abbiamo uno con il mitraglione, eh. Allora, venite qua, dai. Adesso c'è un mitraglione. Viene a mettere qua il faccino, ecco qua. Di nuovo sola. In quella che doveva essere una caverna delle meraviglie. Guarda in giro, vedi se è rimasto qualcosa. Un audio. Dottoressa, archivi questa testimonianza in Apollo, associandola al mio nome e a quello dell'operazione Vittoria Eterna. Il mio nome è Aaron Erres. Dal 2060 al 2066 sono stato presidente dei capi di Stato Maggiore. L'ufficio... Ah, scusate ragazzi, mi sono allontanato troppo. Sempre questo problema dell'allontanarsi... Non avrebbero dovuto programmarlo così, quindi andiamo a ricercarlo e risentirlo. Sempre se si può ritrovarlo e risentirlo, eh. Dottoressa, archivi questa testimonianza in Apollo, associandola al mio nome e a quello dell'operazione Vittoria Eterna. Il mio nome è Aaron Erres. Dal 2060 al 2066... sono stato presidente dei capi di Stato Maggiore, l'ufficiale più alto in grado nelle forze armate degli Stati Uniti. Il mio mandato prevedeva la pianificazione strategica,
e la supervisione dell'operazione Vittoria Eterna. Era una menzogna ordita ai danni della popolazione mondiale, portata avanti negli ultimi 14 mesi di vita del pianeta. Prima della piaga di Faro facevo il mio lavoro e lo facevo bene. Ero fiero e risoluto, esperto di soluzioni politiche. Non a caso ho raggiunto la mia posizione e sono diventato comandante della più grande forza meccanizzata mai assemblata. Per cosa? Il mio risultato più grande è stato l'estinzione della vita sulla Terra. E il mio atto di redenzione è stato ritardare l'estinzione di giorni o settimane, provocando così altra morte. Spero che non ci sia bisogno di gente come me nel prossimo mondo. Se appartieni a quel mondo futuro e mi stai ascoltando, sappi che mi dispiace e che ti auguro il meglio. Cordialmente, Aaron Harris. Ok. Dunque, dobbiamo trovare questo... Non c'è nulla qui. Cerchiamo di trovare velocemente la strada. Di qua forse. Sì. Ti presento ADE, il protocollo di estinzione d'emergenza. La killer app definitiva. Ok, so cosa pensi. Lo scopo di Gaia è riportare la vita. Allora perché darle una funzione subordinata il cui scopo è spazzarla nuovamente via? Dai, andiamo, eh? È da pazzi, no? Beh, no. Affatto. Ricostruire l'atmosfera è un lavoro difficile. Per quanto Gaia sia scaltra, potrebbe non riuscire al primo tentativo. Pensa di essere Gaia fra 200 anni e che la biosfera che stai creando è un macello. Alcalini alle stelle, foreste che scompaiono sotto tempeste che annegherebbero anche Noè. È il caos, una trottola che non smette di barcollare. Cosa faresti? Rilasceresti organismi di fase 1 in quel casino? Spereresti che CO2 e metano riequilibrassero il tuo lavoro? Cavolo, no. Quello che farai, Gaia, è farti da parte mentre Ade prende il comando e fa quello che tu sei troppo premurosa e benevola per fare, cioè ridurre in cenere quella sottospecie di biosfera così che Gaia possa iniziare da capo. Ok, non in cenere. Invertendo i processi di terraformazione la soffocherà. Ma mi hai capito? Ade riazzera la biosfera. Tabula rasa, tela bianca. E poi, solo allora, riconsegnerà le redini a Gaia dicendole: riprovaci, ragazza. E questa volta ti conviene fare meglio, o dovremo ripetere. Questo è Ade. Un vero cattivone, se ci pensi. Estinzione su richiesta. Morte espressa. È per il bene superiore, ma... comunque, davvero cattivo. Molto bene, questo è Ade. Un salto nel vuoto. Ok. Se questo era lo scopo originale di Ade, perché vuole che io mi estingua? Ci servono altri dati. E come ha fatto a finire nei rottami di un titano di Faro ed essere adorato dall'Eclissi come una specie di dio? Sto imparando come te, Aloy. Continua a cercare. Ok. Pare che non ci sia un'altra strada. Benvenuto Elizia, corona e sovrana delle funzioni subordinate di Gaia. È da Elizia che la razza umana continuerà a esistere. Sono Patrick Brochard Klein, l'alfa responsabile di questo programma. Va bene, vediamo di chiarire una cosa fin da subito. Elizia non è un progetto di ingegneria genetica.
Il nostro obiettivo è preservare il genoma umano, non alterarlo. Uno spaccato della diversità genetica umana congelato nel tempo. La quintessenza genetica della nostra specie inalterata. Sotto la mia guida, le nostre attività e iniziative rispetteranno le norme sui cloni del 2034 e gli accordi di Rally del 2048. Questo può sembrarti un eccesso di zelo strano, persino banale alla luce delle circostanze, ma come uno degli autori degli accordi, per me è tutt'altro che banale. Le sfide pratiche che ci attendono sono sconcertanti quanto a scopo e complessità, ma non insormontabili. No. Dalla raccolta e conservazione degli zigoti, il perfezionamento delle tecnologie esogeniche, la progettazione e il perfezionamento dei servitori, al nutrire e istruire il bambino nelle prime fasi del suo sviluppo. Tutte queste parti del programma dovranno assolutamente procedere in tandem. Per non parlare poi della costruzione frenetica dei centri culla in tutto il mondo. Quindi, se siamo pronti, iniziamo. Dunque, allora, qui si è parlato di Lizia, che è una delle funzioni subordinate di Gaia, come lo è Ate. Allora, i centri culla, vedete, queste potrebbero essere delle culle, forse, che sono quello che penso. Grembi artificiali, macchine che creano una nuova generazione di esseri umani. Dunque sì, effettivamente sono delle incubatrici, delle, come si chiama, delle macchine per creare col DNA gli esseri umani. Questo abbiamo capito, no? Ah, una cassa di scorte, ottimo. Allora, continuiamo a proseguire, mi sa che vedremo tutte le funzioni. Elizabeth aveva detto che una nuova generazione di umani sarebbe stata generata in posti simili. Esatto. Quindi la montagna della madre è una di essi. C'è un solo modo per esserne certi. La porta non si apre. Sembra a causa di un certo registro alfa danneggiato. Devo cercare nell'ufficio di Elizabeth. Allora. Ecco di qua. Certo che se non mi sposto giusto. Ecco qui. Potrebbe tornare utile la morfologia degli antilopini, ma le forme dei caprini mostrano una capacità di carico superiore. Impari in fretta, Gaia. Dottoressa Sobek, dopo aver condotto un'analisi comparata della morfologia dei mammiferi, ho raccolto dati esaustivi sull'evento di estinzione del quaternario. Oh, e cosa ne pensi? Gaia? Logicamente parlando, l'estinzione è stata una conseguenza naturale. Tuttavia, trovo la perdita di specie della megafauna molto triste. La loro scomparsa totale mi fa provare un dolore difficile da descrivere. È un malfunzionamento? No, no, Gaia. Va bene. Molto bene. Quindi Elizabeth stava già lavorando con Gaia, come vedete che stava sviluppando una sua personalità, Gaia, a quanto pare. Verrà stato posto un breve periodo di incoscienza durante lo spostamento a Prime e durante gli ultimi ritocchi. Elizabeth, posso parlare fuori dal protocollo? Quando sarai nuovamente operativa attiveremo le funzioni subordinate e vedremo a che punto siamo. Elizabeth, rilevo dello stress. Qualcosa non va? Sto bene. Capisco che le circostanze ci impongano di partire prima del previsto, ma tutti i sottosistemi sono pronti. Le probabilità sono favorevoli. E se
Gaia, non c'è più nulla là fuori. Non si può nemmeno sopravvivere senza una tuta ambientale. Miliardi di morti fra paura e agonia. E se... se non servisse a nulla? Elizabeth, l'estinzione è inevitabile. Grazie a te, la vita avrà un futuro. Lo credi davvero? Io credo in te, Elizabeth. Con te, tutto. Dunque, eccoci qua, ragazzi. Allora, il mondo era andato, era già stato distrutto, era già arrivato lo Zero Day, da quello che possiamo capire dall'ultima registrazione. Ecco, quello forse è l'ufficio di Elizabeth. Dopotutto qua è dove stava lavorando Elizabeth Sobek. Abbiamo un altro audio. La pura logica non basta, Ted. Per farcela, Gaia dovrà essere coinvolta nel gioco. Deve volerlo. E se impazzisse? Non abbiamo imparato dai nostri errori. I tuoi errori. Dico solo di darle un interruttore. È appena nata, Ted. Non le punterò una pistola alla testa mentre è ancora nella culla. Parli come se fosse una bambina e se diventasse un mostro. Elizabeth, posso parlare fuori dal protocollo? Ma certo, Gaia, dimmi. Mi spiace contraddirti, ma l'obiezione del signor Faro è valida. Ad oggi, lo sviluppo della mia psiche non è del tutto prevedibile. Per garantire la sicurezza della vita, una riscrittura programmata credo sia una misura necessaria. Ecco. Soddisfatto, Ted? Gesù, Liz, fa come ti dice. Quindi la possibilità di annientare Gaia nel momento in cui avessero fatto gli stessi errori di Ted Faro, da quello che abbiamo capito. Continuiamo l'esplorazione della nostra rovina. Dobbiamo capire dove passare. Allora, di qua non si passa, di là neppure. L'ufficio è questo, quindi questa porta non si apre. Ah, apri porta. La forziamo, scusate. Ed eccoci. Allora, prima vediamo se non c'è nient'altro da esaminare qui. C'è una cassa di... Dovrei lasciare qualcos'altro. Io so, siamo carichi, quindi... Dunque... Il file principale del registro Alfa. Intatto? Sì, non vedo alcun danno. E allora cosa aspetti? Copia il file. Con questo posso ripristinare il registro alla porta nella madre, aprirla ed entrare. E svelare i suoi segreti. Dove sono nata? Forse... Forse chi mi ha dato alla luce... Chi? Sei davvero così sciocca? Non ci sarà nessun chi ad aspettarti. Sei stata messa al mondo da un cosa, non da un chi. Bastardo. No, io sono normale. Sei tu, Aloy, a essere nata da una macchina. Ma che genere di macchina e perché? Perché sei stata creata? Eclissi. Ora esci di lì. La tua scoperta è troppo preziosa. Tu sei troppo preziosa. Ancora viva. Bene. Ho in mente una morte più consona per te, bambina. Ed ecco, ragazzi, Eris è arrivato e ci ha catturato, appunto, con la sua armatura della festa, che è quella che avevamo visto nel deposito. Eccoci passati in prima persona. Per tutta la vita ho sempre avuto una sola certezza profetica. Di essere destinato alla gloria come grande campione del sole.
Quando Giran è morto e quando Meridiana è accaduta. Finché quando ho saputo che eri viva, un dubbio si è radicato in me. Come il sole sorge e tramonta ogni giorno, coloro che devo uccidere muoiono. Eppure ho fallito. Come? Perché? Per ogni scavo che attaccavi, ogni soldato leale che uccidevi, il mio tormento cresceva. È cresciuto quando l'alto sacerdote Bahavas è scomparso. E quando il vero re sole Itamen fu portato via, non solo è cresciuto, si è moltiplicato. Mentre ti puntavo la lama alla gola, non facevo che pensare. Un colpo, un semplice movimento della lama, e ti saresti dissanguato. La mia mano è pratica di massacri. Perché esitare? Perché fallire il mio destino? Ecco qua, potremmo fargli qualche domanda prima di chiudere il video, ragazzi, quindi procediamo. Vedi la cicatrice sulla tua guancia? Non hai fatto in tempo. Sì, mi ricordo. Niente male per essere un selvaggio. Si chiamava Rost ed era un uomo migliore di quanto tu potrai mai essere. L'uomo migliore è quello che non finisce con l'interiora sparsa per terra. No, non è stato lui. Avrei potuto finirti prima che mi attaccasse, ma non l'ho fatto. Questo fallimento mi ha stravolto la mente. Mi perseguita. È stato quando ti ho catturato lì, in quel luogo, che ho finalmente intravisto il disegno che il sole aveva tracciato nel corso degli eventi. Tu dovevi sopravvivere quel giorno sulla montagna. Dovevi interferire negli scavi e uccidere i miei uomini. Dovevi eliminare l'alto sacerdote Bahavas. Dovevi portare via Itamen. Al contrario, era mio compito catturarti. Qui. Così che tu morissi come offerta sacrificale al sole. Esattamente come doveva essere. Predestinato e prestabilito. Ok ragazzi, e su queste risposte che possiamo dargli, io vi saluterei qui e ci vediamo al prossimo video ragazzi, siamo quasi a tempo limite, chiudiamo un po' in anticipo oggi, mettete like o dislike al video, oppure iscrivetevi al canale, oppure commentate, oppure condividete il video, comunque qualsiasi di queste cose mi farà molto piacere, vi ringrazio di aver visto il 19esimo episodio, attenzione, il prossimo episodio che sarà ricco di colpi di scena, soprattutto uno che avverrà non molto tanto all'inizio perché riprenderemo da qui, sarà il 20esimo, quindi per la seconda volta cifra tonda nella playlist di Horizon e ci vediamo sempre qui ragazzi, rimanete con me perché subito adesso vi registro il 20esimo episodio, a tra poco, ciao ciao ragazzi.